Per vendere, affittare o acquistare senza costi di agenzia, dal proprietario.it. Ben ritrovati in questa finestra dedicata agli immobili, dedicata al dal proprietario. Ben ritrovato a Claudio Cini. Buongiorno Antonello. Per chi vende casa, quali sono gli altri vantaggi reali, veri, per chi si rivolge appunto al dal proprietario? Sì, appunto, grazie della domanda Antonello, perché è la cosa che naturalmente risalta più all'occhio o che almeno è quella più evidenziata è appunto il risparmio della mediazione, che è naturale, che insomma è l'aspetto praticamente più importante, ma in realtà ci sono molti altri vantaggi che noi forniamo a tutti coloro che volessero mettere in vendita l'immobile con dal proprietario. E prima di tutto tendiamo a valorizzarglielo. Valorizzarglielo come? Per esempio effettuando o dei servizi fotografici oppure i famosi virtual tour che abbiamo già avuto l'occasione di presentare nella puntata precedente. E questi virtual tour naturalmente danno un'immagine molto più accattivante dell'immobile, rendendolo più interessante e descrivendolo ancora più nel dettaglio, in modo tale che insomma certe informazioni vengano potute dare così tramite questi supporti tecnologici, piuttosto che il venditore sia costretto tutte le volte naturalmente a dover far mostrare la casa e di conseguenza insomma perdere di tempo. Sì. Tant'è vero che appunto in questo senso volevo collegare un altro discorso a questo fattore. Oltre a valorizzare l'immobile, noi diamo la possibilità a chi vende di risparmiare anche tempo, perché il sogno di chiunque vende, ma anche di chi acquista, però noi parliamo di chi vende, di coloro che vendano, è naturalmente di poter avere poche telefonate e ben selezionate. E se prima questo poteva sembrare un'utopia, perché era molto difficile, perché il filtro che veniva fatto non era così efficace come invece noi possiamo fare, non perché appunto abbiamo la sfera di cristallo, ma semplicemente perché noi forniamo tutte le informazioni dettagliate, quindi sia fotografiche che descrittive dell'immobile, mettendo generalmente anche la via o specificatamente proprio il numero civico dell'immobile, in modo tale che un eventuale acquirente che fosse interessato, dopo essersi fatto un'idea vedendo le foto, vedendo il virtual tour, può fare oltre, può recarsi nella via dove è l'immobile in vendita, perfino davanti al palazzo, vedere il palazzo naturalmente se gli piace, vedere la zona se naturalmente è fedele a quello che lui, di cui ha bisogno, di conseguenza se c'è l'asilo, se c'è i negozi, se c'è le scuole. Quindi ecco, dopo tutta questa selezione, ha visto le foto, ha visto la zona, contatta direttamente il proprietario tramite il telefono che appunto è evidenziato su tutti gli annunci nostri immobiliari, e di conseguenza se vuole qualche altro chiarimento può chiedere al proprietario. Al momento in cui va a vedere la casa, sicuramente un cliente selezionato, non ci troveremo più di fronte a quei clienti, quelli possibili acquirenti che naturalmente si recano in un immobile e magari rimangono stupiti perché non risponde a quelle sue caratteristiche oppure non ha quella cosa che volevano. Ecco, queste cose vengono tagliate di netto. Ma i tempi medi d'attesa per vendere casa, quanti sono? I tempi medi d'attesa prima orientativamente erano sui 6-9 mesi statisticamente. E naturalmente con il periodo che stiamo affrontando si sono anche un pochino dilatati, non per tutti ovviamente, che abbiamo avuto immobili noi che dopo un mese magari sono stati venduti, e inoltre gli diamo anche dei consigli. Sì. Diamo anche dei consigli perché generalmente per evitare, a volte ci sono anche persone che telefonano che possono essere per di tempo. Esatto. O semplici curiosi, perché questo naturalmente noi possiamo cercare di limitarlo, ma non si può togliere. E noi generalmente diamo come consiglio quello di cercare di non prendere subito l'appuntamento al momento in cui uno ci chiede la visita dell'immobile. Dobbiamo cercare di fare un pochino di selezione anche in questo senso, dirgli di richiamarci. Per esempio, noi stabiliamo un giorno, il sabato mattina, in cui si fa vedere l'immobile, quindi non siamo costretti a prendere permesso dal lavoro il martedì o il mercoledì, quando uno ci chiama. Stabiliamo un giorno, che lo stabiliamo noi, per esempio il sabato mattina, quando uno però ci chiama per voler vedere l'immobile, non gli diciamo sì, subito ci vediamo sabato, però prima di vederci si preferisce che lei ci chiami il venerdì per poter confermare l'appuntamento. In questo modo facciamo, con il buon senso semplicemente, certo, una bella selezione, perché chi non fosse interessato, chi è solo un po' di tempo, si dimentica anche di telefonare il venerdì. Quindi è già un'ulteriore selezione che noi consigliamo di fare a tutti coloro che vendono tramite noi. Sometimes I feel I'm gonna break down and
Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Per vendere, affittare o acquistare senza costi di agenzia, dal proprietario.it.